Cari amici, benvenuti nel mondo di Ecodom. Questa è la nuova testina termostatica digitale TDD 101. La testina ha un design ergonomico ed è stata studiata per un utilizzo facile e intuitivo. Con la TDD 101 è possibile controllare in modalità automatica la temperatura del vostro radiatore grazie al cronotermostato settimanale incorporato. La testina è utilizzabile anche in modalità manuale. Vedremo in seguito come attivarla. Vediamo adesso come si procede con l'installazione e la programmazione del dispositivo. Innanzitutto apriamo lo sportello posto sul retro e inseriamo le batterie posizionandole con la giusta polarità. Richiudiamo lo sportello. A questo punto, come prima operazione, si rende necessario impostare la data e l'ora. Impostiamo l'anno corrente ruotando la manopola frontale e confermiamo con il tasto OK. Procediamo con l'impostazione del mese e quella del giorno. Successivamente si impostano l'ora e i minuti. Confermiamo sempre con il tasto OK ogni operazione. A questo punto regoliamo i minuti. Confermando con il tasto OK appare la scritta INS. Adesso è possibile montare la testa alla valvola avvitando la ghiera al filetto della valvola. L'importante è serrarlo in maniera tale da renderla solidale con la valvola e premendo il tasto OK diamo avvio alla procedura di adattamento della corsa fino al punto di chiusura della valvola. Una volta terminata, sul display compare la temperatura impostata dal programma di default. A questo punto sarà possibile creare il programma personalizzato in base alle nostre esigenze. Tenendo premuto il tasto menu per più di 3 secondi, sul display appare la scritta Pro. Premere il tasto OK per iniziare la programmazione. A questo punto è possibile selezionare un giorno singolo o gruppi di giorni, per esempio tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica. Questo per facilitare la programmazione. Premere OK per confermare la selezione. Impostare le temperature per i vari intervalli giornalieri. A questo punto partiamo alle 6 della mattina con una temperatura di 22 gradi. La facciamo spegnere alle 9 e portiamo la temperatura a una temperatura di risparmio di 16 gradi. Alle 17, oppure se vogliamo rincasare per ora di pranzo, possiamo decidere di far accendere il nostro impianto alle 12, portiamo la temperatura questa volta a 21 gradi. Lo spegniamo quando usciamo nuovamente per recarci al lavoro, ad esempio alle 14, riportando sempre la temperatura a una temperatura di risparmio che può essere 16, 15, quello che desiderate. A questo punto riaccendiamo il nostro impianto all'ora in cui intendiamo rincasare, per esempio alle 18, portando la temperatura a una temperatura comfort di questa volta 22 gradi, fino all'ora in cui solitamente andiamo a letto, diciamo per le 22, portando la temperatura di 17 gradi. Questa temperatura rimarrà fino alle 6 del mattino. Sempre tenendo premuto il tasto menu, è possibile selezionare varie funzioni speciali, come ad esempio la modalità finestra aperta, che è indicato con la scritta AER, oppure la commutazione automatica tra l'ora solare e quella legale, che è indicata con DST, eccetera, eccetera. Premendo menu si ritorna nella modalità di funzionamento normale. Il tasto contrassegnato da un sole e da una luna permette di impostare rapidamente due differenti temperature. La luna indica la temperatura ridotta, mentre il sole la temperatura comfort.
Di fabbrica queste sono impostate a 17 gradi per quanto riguarda la temperatura ridotta e 21 gradi per quanto riguarda la temperatura di comfort. Tenendo premuto il tasto specifico per più di 3 secondi è possibile modificare questi valori a piacere. Ad esempio, la temperatura di comfort posso portarla a 22 gradi, confermo con ok, e la temperatura ridotta la posso portare a 15 gradi, confermo sempre con ok. La TDD 101 è dotata anche della funzione blocco bambini, che si attiva tenendo premuti contemporaneamente i due tasti laterali. A questo punto compare la scritta lock e tutti i tasti sono disabilitati, compresa la rotella frontale. Per riattivare la funzionalità basta ripremere contemporaneamente i due tasti laterali. La funzione boost, indicata nel tasto centrale con la scritta in rosso, ci consente di aprire immediatamente la valvola del termosifone per un tempo di 5 minuti. Questa funzione è molto utile nel caso in cui, per esempio, rientriamo a casa prima del previsto e quindi riusciamo a riscaldare i locali interessati in breve tempo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon comfort e felice risparmio.